ci sono. Buon pomeriggio a tutti, ciao! Qui sta per scoppiare il temporale, quindi se sentite qualche rumore strano è il temporale. Ora sembra aver smesso, però fino a 5 minuti fa c'erano i tuoni. Che è successo? Sta male il cappello? Boh. Ciao Francesco Paolo! Ciao Sabrina! Cucù! Ciao Tina e Veronica! Ciao Angelica e ciao Rossella. Ok, allora, che cosa fare oggi pomeriggio? Una cosa facile, però che ha bisogno di qualche accortezza perché venga perfetta. La piadina. Gli ingredienti li trovate tutti nel link che è in descrizione. Nel link che è in descrizione vi ho messo la piadina fatta sia con lo strutto che con l'olio extravergine di oliva, per chi non vorrà farlo con lo strutto. Io oggi la farò la piadina originale, quindi la farò con lo strutto. Va bene? Allora, iniziamo. Qui abbiamo la farina. In questo caso è farina zero, non serve che sia forte, una farina semplice. Potete utilizzare anche la farina 1, tranquillamente. Allora, poi un pizzico di sale. Un pizzico di bicarbonato, si vede? Che è proprio la puntina di un cucchiaino da caffè. Andiamo a mescolare bene tutto, così, e aggiungiamo lo strutto. Nel caso voi utilizzerete l'olio, aggiungete l'olio. Iniziamo ad amalgamare questi pochi ingredienti che abbiamo. E qui invece abbiamo l'acqua tiepida. Ditemi com'è il tempo da voi. Piove, che cosa fa? Ciao Angelica. Ciao Bologna. Ecco solamente che dici un bacione da Bologna. Allora, abbiamo unito lo strutto, lo amalgamiamo bene così alla farina e iniziamo ad aggiungere l'acqua. Allora, l'acqua sono 100 ml, però per tutta la dose. Io sto facendo mezza dose, quindi ne userò 50. Questa è troppa. Però, come sempre vi dico, l'acqua non la aggiungete tutta in una volta, aggiungetela poca alla volta. Perché ridi? Lui ride. Ah, le fate sabato. Sì, questa è una nuova ricetta. Questa volta ho fatto anche la ricetta con lo strutto. Sono andata sui miei libri di cucina e ho cercato la ricetta con lo strutto. Quella che mi sembrava più vicina all'originale. Ho pensato di fare la piadina perché, visto che ci avviciniamo all'estate e cercheremo di utilizzare il meno possibile fornelli, La sera. anche a mezzogiorno, al mare, La sera di più, a magari. sera. Uno si va a fare una passeggiata, si prepara la piadina e se la porta. Quante volte l'abbiamo fatto noi al mare? Vabbè, noi andiamo sullo strong, noi ci portiamo i panzerotti. Noi ci portiamo i panzerotti al mare. Però, vedete, l'impasto si realizza veramente in pochissimo tempo. Non ha bisogno di impastatrice, non ha bisogno di niente, è già pronto. Eccolo qua. È perfetto. Ora, questo qui io lo devo impastare. Questa è
naturalmente una volta fatte le potete conservare in frigorifero, addirittura ho sentito anche chi le congela, io non congelo mai niente, però se volete congelarle, perché no? L'impasto è pronto, adesso metto un po' di farina qui e andiamo a lavorarlo. Non verrà mai liscio perché c'è il bicarbonato che nel frattempo comincia a lievitare, a far lievitare l'impasto. Ciao Rosa. Ora io lo sto impastando adesso, però ce l'ho già pronto naturalmente. Che faccio? Accendo la piastra che si deve riscaldare. Dimmi, c'è qualche domanda? Solo saluti? Ok, allora, questo è l'impasto della piadina pronto. Sto seguendo. Molto bene. Come vedete non verrà liscio, verrà così. Fammi vedere, così. Viene così. Ora questo deve riposare per un'ora. Facciamo finta che è passata un'ora, lo dobbiamo dividere in quattro panetti circa. Io ho fatto mezza dose e quattro panetti, voi farete, se fate la dose intera di mezzo chilo di farina, farete otto panetti, però dipende sempre dalla grandezza che date alle piadine. Naturalmente se fate delle piadine piccole ne verranno di più. Ora, questo riposa un'ora, lo suddividiamo in 4, 5, 6, quelle che vogliamo noi, le facciamo, facciamo delle palline e le facciamo riposare altri 20 minuti. E voilà, eccole qua. Questo lo togliamo. E qui sono le palline che io ho fatto prima, che hanno riposato già 20 minuti. Vedete come sono lisce? Perché adesso il bicarbonato ha fatto la sua funzione e quindi un pochettino ha lievitato. Ora che cosa si fa? Andiamo a mettere un po' di farina sulla spianatoia e andiamo a stendere la piadina. Allora, queste qui sono da 100 grammi, secondo me è la dimensione giusta. Vedete come si stendono facilmente perché hanno riposato e quindi le fibre si sono distese e riusciamo a stenderle facilmente. Se noi appena fatte le palline proviamo a stendere, non riusciremo mai perché le fibre saranno nervose e tornerà indietro l'impasto. Piadine. Sì, piadine. Ciao Lori. Cerchiamo di farla più tonda possibile, però se non dovesse venire tonda nessuno ci vieta di ritagliarla. Io infatti adesso stavo guardando il telefono e ho perso un po' la forma della piadina. Allora, un'altra cosa, se volete quel tipo di piadina da arrotolare la dovete stendere molto sottile, se invece volete una piadina normale va bene di 2-3 mm. Che è successo? Vabbè, non è successo niente. Il regista che fa le sue facce? No, se non bloccate con me. No, sono qua. Sì. Si possono fare con la farina integrale. Però se li fai con la farina integrale, occhio che ti chiederà un po' più di acqua, perché la farina integrale, contenendo più fibre, avrà bisogno di un po' di acqua in più. Quindi, naturalmente, se ti servirà, aggiungi un po' d'acqua. Ok. Allora, come vedete, io l'ho fatta molto sottile. Vi faccio vedere lo spessore. Ah, si è distesa molto, molto bene. Sì, sì, è perché qua sta riposato. Bravo. E poi? L'ho distesa io. Ok, io ho cercato di farla il più tonda possibile. Adesso aspettiamo che la piastra si riscaldi. È già quasi calda. Ora, che tegame si utilizza per fare la piadina? Potete utilizzare una padella antiaderente, perché ridi?
Vabbè, potete utilizzare una. Mattias, io ti amo. Potete utilizzare una padella antiaderente oppure una padella come questa qui che ho io. Poi non vi posso dire la marca della padella, non ve la posso dire l'azienda che la produce. Se me lo chiederete, ve lo dirò in privato. Questa qui ha un fondo in pietra. È la stessa padella. È la stessa padella che io utilizzo per fare la pizza. Infatti la utilizzo talmente tanto che, come vedete, un pochettino si è annerita, però è solamente perché è in pietra. Va bene? Quanto olio? No, tutte le dosi le trovi nel link in descrizione. Ora aspettiamo un altro pochettino che si riscaldi bene la padella e poi. Commenta perché non scorrono a me. Fai col dito così e io tutto io ti devo insegnare. Tuo marito. Pure a me non scorrono. E faccio così. Sì, Nadia, le dosi le trovi nel link. Nel link sopra in descrizione al post. Poi al massimo. Nel link, cliccate sopra, vi rimanda al sito con dosi, ingredienti e procedimento letterale. Basta leggere. Al massimo, se non lo trovi dopo te lo ti mando un messaggio, ti rispondo al messaggio. Basta cliccare sopra. Ok, la padella è quasi pronta, questa deve essere bella rovente. Che cosa facciamo? Prendiamo la piadina e la mettiamo nella nostra padella. Allora, deve essere bella rovente. Non si vede, ma è rovente. Sì, era rovente, adesso però vediamo se era abbastanza rovente. Nel caso ne farò un'altra, la padella sarà più calda. Anche a te non scorrono i commenti. No, anche a me non scorrono i commenti. Non è buono così, eh? E vai a Facebook, chiama Zuckerberg più tardi, no, e senti, bello, devono i commenti, automatico. A me non mi piacciono come li fai. Devono scorrere in automatico. Non puoi fare niente, a me non scorrere in automatico. Allora, se non avete il bicarbonato, potete utilizzare un pochettino di lievito. O istantaneo, o lievito di birra, o lievito secco. Però potete anche non utilizzare niente e vengono lo stesso delle piadine buonissime. Io vi sto dando tutte le alternative, naturalmente tutto lo troverete nel link. Tutto, guardate. Ora, quando inizia a gonfiare la piadina, noi che cosa facciamo? Andiamo a bucherellare. Per togliere l'aria in modo da non farla gonfiare. Allora, la padella non era molto calda, quindi ne facciamo un'altra così. Io vi dico la verità, avevo paura di riscaldarla troppo, perché essendo in pietra, nelle istruzioni della padella c'era scritto di non riscaldarla mai a vuoto, se no si rischia che crepi. Siccome io alla mia padella ci tengo da morire, perché io e la mia padella stiamo troppo bene insieme, avevo paura che succedesse qualcosa del genere. Il regista dice sempre che quando andiamo a fare compere io non devo passare dal reparto casalinghi, perché dice sempre che sono pericolosa. Infatti per me le padelle sono le mie migliori amiche, altro che diamanti. Padelle, pentole. Grazie Loretta, grazie Giulia. Grazie a tutte. Chi vuole supportare la pagina può inviare le stelle. Ora vediamo che cosa dice. Proviamo con la spatolina, ma penso che non sia ancora pronta. Anzi sì, guardate, è quasi pronta. Aspettiamo un altro poco e poi la giriamo. Avete visto che si è vista? Com'è bella? Ora poi ne facciamo un'altra, questa è lo stessa sottile, questa qui la facciamo un po' più alta, così vi faccio vedere tutte e due le piadine. Ok, questa la lascio così. Bicarbonato anche nell'impasto con olio, Graziella, devo mettere, sì, il bicarbonato anche nell'impasto con l'olio. E anche nell'impasto con lo strutto. Comunque nel link
Trovate tutto, 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 trovate. Sono due grassi. Sì. Lo strutto. Sì, però la ricetta originale prevede lo strutto. Con l'olio vengono un pochettino più soffici, mentre con lo strutto vengono più fragranti, più croccanti. Con lo strutto è la ricetta originale, con l'olio è la ricetta per chi non vuole mangiare lo strutto. Quindi, perché con l'olio è una ricetta vegana, con lo strutto no. Questo è, capito? Ora andiamo a girare la piadina, vieni qui. Sì, lo sto. Ci sei? E andiamo a cuocerla dall'altra parte. Punzecchiamo anche da questa parte, ma non gonfierà più perché ormai l'aria è stata tolta. Sì, la farò un giorno una pizza con una diretta sulla pizza. O farò la diretta, o abbiamo già detto con il regista che farò un video super dettagliatissimo su come fare la pizza in padella. Ti ricordi? No. Come no? Abbiamo detto. Io non ci sono. Tu? Io non ci sto. So. Mm. Sì, 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 sì. Grazie Raffaella. Quindi, questa qui abbiamo fatto la piadina. Come avete visto, è più il tempo che dobbiamo aspettare che un pochettino l'impasto si rilassi e sia più malleabile possibile, che il tempo di realizzare le piadine. Veramente non ci vuole niente a farle. Ora vediamo che cosa dice di qua. Deve stare ancora un po'. E poi ne facciamo un'altra. Questa è una ricetta anche tipo araba. Ti salutano dalla Tunisia. Oh, non lo so se è una... Ah, sì, 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 una ricetta araba. Aspetta, ricordami come si chiama, che adesso mi sfugge. Il pane arabo. Sì. Cioè, la piadina è veramente un companatico. Viene utilizzata anche per mangiare durante i pasti. Come noi utilizziamo il pane, loro utilizzano la piadina. Si riesce a piegare, adesso ti faccio vedere che si riesce a piegare. Vedi com'è morbida? Allora, facciamo così. Tolgo la prima e la appoggio qui e metto la seconda. Che adesso la padella è molto più calda e quindi dovrebbe venire meglio. Vedi? Si riesce a piegare e anche ad arrotolare. Adesso scotta. Ma lo puoi rifare? Che cosa? Devo rifare? Mettermi in dubbio, si piega, anzi si arrotola proprio. Si arrotola, si piega, vedete? Una adesso però è calda. Come la giri da volte? Sì, come la volte la giri. Ok. Grazie Francesca. Ciao Teresa, vedi, fai vedere qui che si stanno formando le bolle. Sì. E noi le andiamo a togliere. Anche se devo dire a me non danno fastidio, però la ricetta... Un po' si schiaccia. No, a me non danno fastidio. Questo è simile al ciccio? No, il ciccio c'ha il lievito ed è l'impasto della pizza. E poi il ciccio ha l'olio, la superficie e il sale. Il ciccio è l'impasto della pizza cotto in bianco al forno con olio, sale e origano. Questa è la piadina. Araba. No. Emiliana. Sì, la piadina romagnola. Sì, italiana. Sì, sì, lo posso dire questa volta. Perché le togli? Piadina romagnola. Rossella di Chito, in che senso perché le togli? E mica le posso lasciare nella padella. E poi si brucia. Vediamo se questa è pronta perché la padella è più calda. Sì. Vedete? La padella era più calda e quindi è cotta più velocemente. Sì, va bene. Però è dall'Australia, Rosa De Ruvo C. Madonna, non riesco a leggere, scusami, Rosa. No. Dall'Australia, ciao! Saluto, pulisco mi pulisco. Prego. Come avete visto, veramente ci vuole pochissimo a farle. A me hanno detto che una volta tolte dalla padella bisogna coprirle con un panno. Sì, stiamo vedendo che qualcuno ci segue dall'Australia. Sì, 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 sì. Diffondi la voce. Qualcuno, sì. Sydney, Melbourne. Scusa un attimo. Sì, se le copri con la padella, grazie all'umidità che sprigioneranno, essendo calde,
saranno più facili da rotolare. Infatti tu hai visto adesso, io l'ho potuto fare appena fatta, adesso già non si arrotola più perché non era coperta dal panno. Io ci sarei arrivata a dirlo dopo. Anche nella padella antiaderente, sì, no, non devi imburrare. La padella antiaderente è calda e basta. Vedete come più facile vengono meglio quando la padella è bollente? Ora io spengo perché non c'è bisogno di farne un'altra, o ne facciamo un'altra, visto che sono tre. Sha, ne facciamo. Fammi stendere l'altra. Allora, per chi è arrivato adesso, stendiamo la piadina. Questa vorrei riuscire a farla più spessa. Piadine romagnole. Abbiamo anche sottofondo musicale oggi. Che volete di più? Naturalmente poi per farcirla ci potete mettere il mondo. Grazie Prensi. Anzi, datemi dei suggerimenti, così poi stasera la pubblico. Questa qui la lascio un po' più spessa, vediamo che cosa fa. Questa è più spessa, basta. Grazie Rosa. Ora questa è pronta, eccola qui, vedete? Così è perfetto. Questa era più rovente. Sì, era più rovente la padella. E quindi ora la metto, questa è un po' più spessa. La fate più spessa questa? Sì. Mortadella, stracciatella e pistacchi. Basta stendere di meno, viene più spessa. Notevole. Vero è? Sì, vero è. Riprendiamo qua, vedi che già inizia a gonfiare. Però io questa volta la unzecchio subito. Non aspetto che inizi a gonfiare. Devo abbassare un po' perché va veramente troppo forte. Crudo, mozzarella, bufala, pomodori secchi. Ciao Miriam, c'è anche mia sorella oggi. Guardate che bella, io voglio lasciare le bolle perché mi piacciono troppo, non le voglio scoppiare. Mi dispiace scoppiare le bollicine. Si vedono? Le vedete che sono belle? Non le voglio scoppiare. Però se non le scoppio poi queste si bruceranno. Ciao, addio. Poi queste qui si bruciano, mi dispiace, vi devo salutare, eravate tanto carine ma non ci siete più, ciao, pazienza, ora la giriamo, grazie, le faccio spesso, dicevo perché togli le bolle, poi ti ho chiesto perché il bicarbonato non è lievito istantaneo, perché la ricetta originale prevede il bicarbonato, però ho anche detto che potete utilizzare sia il lievito di birra, sia il lievito istantaneo e sia il lievito secco. Quello che volete, anche niente, se siete intolleranti al lievito per qualche motivo, potete utilizzare anche niente. E adesso però vi faccio vedere come fare per averle belle bollose senza lievito. Guardate che bella quando la padella è bella calda. È cotta. È cotta, perfetta. Copritele con un panno se le volete arrotolare o le volete piegare facilmente. Altrimenti lasciatele così e si piegheranno, fa niente che si rompono, non succede niente. Philadelphia, sì. Squacquerone e rucola, ma io lo squacquerone non lo trovo molto facilmente qui in Puglia. Cioè l'ho trovato qualche volta, però non sempre, non è facile trovarlo. Ora vi faccio vedere una cosa, Stella. Questo è l'impasto che abbiamo fatto prima. Ha riposato un po', però non è trascorsa un'ora. È un po' duro ancora. Sì, è ancora, non è ancora pronto. Bello disteso, però come vedete diventa liscio comunque. Ora vi faccio vedere come fare per avere le piadine lo stesso con le bolle anche senza lievito. Però devo togliere questa forse, anche se ho spento la... Vedete che cosa succede se lasciamo le bolle? Si bruciano. Ecco perché vanno scoppiate. Sì. Comunque lasciamola un altro po'. Allora, questa qui facciamo finta che sia senza lievito. Per avere le bolle, che cosa facciamo? Andiamo a fare delle sorte, una sorta di pieghe. Se ne sta andando la voce. Quindi, che facciamo? Pieghiamoli. Sente un po' d'acqua. Sì, vieni. Come si chiamava quello? Della pubblicità, sento un leggero languorino,
Rodolfo. Rodolfo, vieni. Allora, facciamo finta che questo qui sia senza lievito. Lo stendiamo leggermente e andiamo a fare come delle pieghe, così. Lo stendiamo ancora il più possibile, non troppo sottile sottile. Questo è solamente se non mettete il lievito. E andiamo ad arrotolarlo, così. Così. Andiamo a stenderlo ancora un po' e arrotoliamo ancora. Questo diciamo che farà una specie di sfogliatura e vi farà venire la piadina lo stesso, bella sfogliata, fragrante e con le Ambrogio, Ambrogio, no, no. ok? Ambrogio. Rodolfo. Ok, la piadina è pronta. Ambrogio, vero? Vabbè, dovete sapere che io con i nomi non vado tanto d'accordo. Che non sopporta la pagina, niente risposta. Non credo che Certo. cosa. Ambrogio, avete ragione. Troppe domande. Ambrogio, non dire così. Questa è pronta e quindi la possiamo togliere. Ok, questa la devo togliere perché ho paura che rimane Scotti. al caldo sulla. Sì, se utilizzate la padella in pietra, vabbè, troverete comunque tutto nelle. Scotta, non la posso togliere. Se utilizzate la padella in pietra come quella mia, ma comunque se la comprate troverete tutto nelle indicazioni, leggetele. Non fate mai l'errore di andare a mettere l'acqua quando la padella è bollente, altrimenti la padella crepa. Io le leggo tutte le indicazioni perché voglio che le mie padelle durino il più tempo possibile, più a lungo possibile, va bene? Ma quante ne sai? Apposta Dai, troppe. la sfogliata è più marchigiana. Sì, sicuramente, però io cioè, ho fatto vedere questo metodo solo per far venire sfogliata la piadina. Ma quella delle marche, quella. Delle marche. Solo per far vedere la piadina. Come fare la piadina senza lievito che venga lo stesso sfogliato. Non mi farvi distrarre, che poi non capisco più Ma no. sì, poi se diciamo qualche chiacchiera, il tempo è brutto. Va bene? No, questa dà un calore esagerato. Buon pomeriggio, ciao, devi trovare il testo romagnolo. Lo so, ma io sono in Puglia. Il testo romagnolo è il tegame, diciamo così, che Vabbè, prima era come in terracotta. si chiama la signora? Loredana? Ce lo manda. Ma che dici? Prima era in terracotta, poi è diventato in ferro, adesso anche in pietra, però il testo romagnolo in Puglia difficilmente lo posso trovare, forse nei negozi specializzati. Di Sarebbe il testo romano? nuovo, come l'ho detto? No, non stavo seguendo. La padella su cui Ah, c'ha un poggia la. Sì, nome no, il testo specifico. romagnolo si usa solo per fare Ma tu le piadine. sei tutto, tu sei tutto. Però Che naturalmente fai? potete utilizzare la padella antiaderente o quella per le crepe, quella che vi ho fatto vedere io, o una padella antiaderente qualsiasi, vengono bene lo stesso, tranquille. Va bene? Io pensavo che era il testo, la scrittura, il testo romagnolo. Vabbè, questa è quella delle, che Il ora testo sono? scritto Non lo in so. romagnolo. Va bene. Allora, qui abbiamo le nostre piadine, vi ho fatto vedere come realizzarle in pochissimo tempo. Vedete che sono belle. Ora, voi replicate la ricetta come sempre e mandatemi le foto o nei commenti o in privato come fate di solito. Così. La signora dice che te la porta lei quando viene in Puglia, il testo. Va bene, naturalmente io gliela pagherò alla signora perché non voglio che. Tranquilla. Grazie Loredana, grazie. Allora, stavo dicendo, vi ho fatto vedere come fare la piadina. In piadina che ho sentito nei miei video che ogni volta che parlo piadina tiella devo togliere questo modo di parlare. La finale. Sì, vi ho fatto vedere come realizzare la piadina facendo, dobbiamo essere più professionali. Più Ora, impostata. sì, questa è la piadina realizzata in diretta, spero vi sia piaciuta. Comunque continuo sempre con queste finali un po' allungate e continuo ancora, va bene. Questa è la piadina realizzata. Se vi è piaciuta la mia ricetta, replicatela.
condividete, mi raccomando, sul vostro profilo, così magari qualcuno può conoscerci, qualcun altro ci conosce. E mandatemi le foto della vostra realizzazione in privato o nei commenti, va bene? Nel frattempo, mi raccomando, iscrivetevi al canale YouTube, perché prossimamente Canale ci YouTube, il saranno nome devi dire. sempre Cucina come È che non Graziella. sanno. Sì, Cucina come Graziella. Prossimamente ci saranno degli altri video. Ho detto che farò anche il video della pizza, quindi tenetevi pronti. Scrivete perché probabilmente poi lo faremo di là la diretta da Sì, può YouTube. darsi che fra un po' la faremo di Quindi là, se non per il vi momento scrivete non potete vederlo. la vedranno registrata. Comunque, Non registro. potranno, in diretta Comunque, non potranno vederlo. iscrivetevi. Va bene? Io la condisco come fossero. Sì, infatti, io ho anche pubblicato nel sito, nel blog, la pia di pizza nel periodo della quarantena. Nel periodo della quarantena ho fatto anche la pia di pizza, proprio per quelle persone che non avevano il lievito e quindi non sapevano più come fare. Molte mamme mi scrivevano in privato chiedendomi una pizza senza lievito e io ho consigliato di fare la pia di pizza. Vi devo dire la verità, ho ricevuto delle minacce di morte per quella pia di pizza perché mi hanno insultata. Però devo dire la verità, alle minacce sono seguiti dei commenti bellissimi dove c'erano mamme che mi ringraziavano infinitamente perché avevano fatto felici i loro figli Una che cosa non mangiavano veloce, la molto pizza comunque. da tanto tempo e con la pia di pizza hanno potuto fare la pizza in Esatto. casa anche quando non c'era lievito in giro. Ricetta Quindi, facile e veloce. sì, questa, come vi ho detto, è una ricetta veramente facile, replicatela. Se vi è piaciuta la ricetta, condividetela e invitate i vostri amici Se a volete supportare la pagina, inviate le stelle. Grazie Rosa. finito. Va bene. Ok, grazie Rosa. Allora, ci vediamo venerdì prossimo, se tutto va bene, e vorrei fare un cheesecake. Cheesecake Sì, all'americana. cheesecake. No, 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 quello cotto perché voglio fare dolci e È salati. buono, buono cheesecake. Dolci e salati senza l'utilizzo. Cheesecake, dolce a formaggio, tradotto, letterale. Questo è troppo sottile per Tradotto letterale, dolce a formaggio. te. Dolce di Cheesecake. formaggio, col Dolce formaggio, formaggio, di tradotto. formaggio. Quindi stavo dicendo. Perché ci mette il formaggio? È buono. Perché si È mette il buono. formaggio. Quindi, ora, che cosa stavo dicendo? Che venerdì volevo fare il cheesecake. Suggeritemi voi un gusto che preferite, perché la fragola già, è nel blog. Facciamo un gusto diverso. Vediamo che cosa mi viene in mente con la frutta di stagione. Che cosa c'è di frutta di stagione? Ci sono le ciliegie, c'è il Con la banana si può limone. fare. Signore, A me piace la banana, no? dammi la forza. Non è una battuta, è veramente che lui mangia lo yogurt alla banana, i succhi alla banana. Però voglio A me dire, puoi piace anche la banana. trattenerti da fare queste, da dire queste scemenze. Va bene, quindi dopo questa perla di saggezza di regista andiamo oltre e ci salutiamo e ci vediamo venerdì prossimo alle 4:30, sempre qui in pagina. Iscrivetevi sul canale YouTube se vi è piaciuta la ricetta. Dosi, ingredienti, procedimento lo trovate nel link, vi rimando dal sito, poi ce la trovate scritta, ecco, Dai, poi chiudi tu, visto che stai facendo tutto. Dai. se non trovate sulla pagina Facebook andate su YouTube, Sì, al caffè mi le piace. troverete live video, ci sono anche altri video, ne realizzeremo degli altri. Sì. Se voi siete partecipi in questo, Poi? supportate la pagina con Hai finito? vostra discrezione. Hai finito? Allora, torniamo seri per un attimo. Caffè, Al caffè, cheesecake sì. al Mi caffè. gusta, mi gusta, Cappuccino, mi si gusta può fare il molto. cappuccino? Vabbè, già il cappuccino, al caffè. Cappuccino Cioè e con caffè? latte e caffè diventa un cappuccino. Ma O davvero? espressino. Un marocchino. Ok, allora, ci vediamo venerdì. Fatemi chiudere perché sennò veramente questo Le mattarello. ciliegie non sono più buone.
Ah, pesca piccola. E vabbè, ci sono diversi frutti. Vabbè, Sì, fino a ci sta. martedì decidiamo Fino a cosa. venerdì. Venerdì? Oggi Oggi è che cosa? martedì. Ah, venerdì? Oggi è Fino a martedì. venerdì decidiamo a cosa farla. Sì, Ci va bene, scriviamo. voi nel frattempo scrivete, suggerite. Ok, ci vediamo venerdì allora. Ciao a tutti e grazie per avermi seguito. Ciao, un bacio a tutti. Ciao Mattias, ciao Noemi, ciao Ciao mondo, ciao, alla signore, prossima. ciao. Supportate la pagina. Chiudi.